il punto della situazione. A Radio Incontro tutti i giorni. Con noi oggi a Radio Incontro Antonio Biomede, presidente dell'AREA, Radio Televisioni Europee Associate, che raggruppa più di 400 emittenti radiotelevisive. Buongiorno Antonio. Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Parliamo di pluralismo informativo. È un argomento che ci sta molto a cuore in questo periodo. Sì, certamente. È a cuore perché, oltretutto, è all'ordine del giorno la qualità dell'informazione, sia radiofonica, televisiva che della carta stampata. Non dimentichiamo la carta stampata. La qualità dell'informazione è indice praticamente del grado di democrazia del paese. Ed è molto importante. Quando l'informazione è gradita, è buona, è veritiera, è praticamente sostanzialmente utile agli utenti, agli ascoltatori, ai cittadini, la democrazia funziona. Se l'informazione è distorta, evidentemente la democrazia è malata e noi stiamo vivendo in un periodo in cui la democrazia è malata, purtroppo. E quindi che significa oggi pluralismo informativo? Significa che dobbiamo mettere in atto il dettato costituzionale, l'articolo 21 della Costituzione, dove praticamente ci dà facoltà, anzi ci dà il diritto, di poter esprimere i nostri pensieri e quindi le nostre opinioni in tutti i campi dell'attività praticamente del paese. Purtroppo succede questo, che il pensiero pluralista, cioè quello di condividere il pensiero di tutti e di, quando non si condivide, anche di, chiamiamolo così, di sopportarlo, una cosa che sta perdendo di senso, di valore, in una società in cui si dice ci sono troppi galli a cantare e quindi si è deciso di applicare una politica che si chiama politica neoliberale, e cioè del pensiero unico. In pratica a cantare questi galli non li vuole più nessuno, e questo dicono, dobbiamo parlare solo noi. Questa è la filosofia del neoliberismo, cioè del pensiero unico. Dobbiamo essere in pochi a parlare. E chi sono questi pochi? Sono quelli dei poteri forti. Ecco, allora è chiuso il cerchio del pluralismo a pochi soggetti. Quindi le radio locali, che sono tantissimi soggetti, che ognuno dice la sua, democraticamente, ai sensi della Costituzione, quindi viene sempre, costantemente, praticamente soppresso. E come si sopprime il pensiero unico? Come sopprime il pluralismo? Semplicemente adottando soluzioni, leggi, normative, collacci e lacciuoli per impedire all'emittenza locale, che rappresenta il fiore del pluralismo in Italia, di esercitare il loro lavoro di giornalismo territoriale, ecco, di pubblica utilità, è il giornalismo territoriale, cioè al di fuori del gossip nazionale che molto spesso vediamo sulle reti nazionali, di Rai, Mediaset e di altre reti, che io chiamo delle sette sorelle, come quelle delle sette sorelle praticamente della benzina, che tra di loro sono pluralisti, si mettono d'accordo per esprimere un loro pensiero, poi alla fine unificante, contro il pensiero territoriale, che è quello che invece dovrebbe essere di pubblica utilità, cioè dare la possibilità all'emittenza locale di sopravvivere e di poter dare la parola ai cittadini per dibattere tutti i giorni, mettere in evidenza tutte le strutture che evidentemente ci sono per reclamare i propri diritti che dei cittadini, che io chiamo i sette diritti capitali, cioè il diritto di praticamente appena si nasce l'uomo che di cosa ha bisogno? Ha bisogno innanzitutto di nutrirsi, poi di vestirsi, di avere una casa, cioè di avere un tetto, di istruirsi, di curare la propria salute. E quindi poi alla fine ha anche il diritto di avere buona informazione. Di questo bisognerebbe parlare, di questo parlano le emittenti locali, e questo dà fastidio evidentemente al conduttore del pensiero unico. E oggi, come è sistemata, come è messa l'emittenza locale? È sistemata male perché viene perseguita costantemente, in maniera subdola, perché una volta tolgono le frequenze, un'altra volta ti scoprono praticamente sistemi, vie burocratiche da seguire affinché la buona informazione non vada a buon fine. Un'altra volta ti obbligano ad assumere un numero esorbitante di dipendenti, cosa che assolutamente non è costituzionale. Un'altra volta
diritti dell'editoria, cioè quei pochi contributi che in virtù dell'articolo 21 lo Stato è obbligato a stanziare per sostenere il pluralismo, vengono dati a pochissimi. Infatti l'ultima diciamo schifezza che è stata fatta in termini proprio di normativa per impedire l'emittenza locale di prosperare, di poter vivere dignitosamente appunto la propria vita pluralista, qual è stata? È quella di emettere un decreto ministeriale, il 146 del 2017, in cui vengono stanziate una certa somma di denaro per sostenere appunto l'articolo 21 e quindi il pluralismo a pochissimi soggetti. Chi sono questi pochi soggetti che beneficiano? Sono quei soggetti individuati dal Ministero dell'ex Ministero delle Comunicazioni, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, e dal governo, che praticamente attraverso un regolamento di assunzioni obbligatorie esorbitanti. Questo è quello che hanno fatto. Quindi così le piccolissime emittenti che non possono permettere di assumere 11 dipendenti, 4 giornalisti a tempo pieno, che è impossibile mantenere, perché si sa benissimo che è impossibile mantenere una piccola emittente, un organico di quel tipo, sono costrette a chiudere, o cioè a rinunciare a quei benefici di stanziamento di somme del denaro che fa lo Stato, e quindi a mettersi in difficoltà e quindi andare verso il conto bancario rosso, che poi porta alla via del fallimento. Questo stanno facendo, è una vergognosa diciamo azione che degli ultimi anni appunto che sta facendo gli ultimi governi, e questo mira ad avere in Italia non più un pluralismo decentrato. Guardate, io prendo sempre per esempio la situazione mondiale del livello di democrazia e del pluralismo in Italia. Parlo del pluralismo informativo, radiofonico e televisivo. Se voi andate sul sito, guarda, su Google fate una ricerca, digitate Radio Garden. Radio Garden è un software che viene gestito da una società di radiofonica e televisiva svedese, in cui ha censito tutte le emittenti radiofoniche esistenti nel mondo. Bene, facendo una ricerca, andate su Google e digitando Radio Garden, vi appare il mappamondo. Questo mappamondo è un firmamento dove ci sono, guardate, tantissime lucette blu. Ogni lucetta blu corrisponde a una radio che esiste nel mondo. Una radio dalla lontana Alaska fino a Capodafrica. Ce ne sono tantissime. Voi vedete migliaia e migliaia di radio locali che stanno in tutto il mondo. Benissimo. Cliccate su una lucetta di quelle e voi vi sintonizzerete automaticamente su quella radio che esiste nel mappamondo. Benissimo, se voi andate dalla parte est del mappamondo, vedete che nella parte est troverete pochissime luci, ci sono pochissime radio. Se voi andate invece dalla parte dell'ovest, ce ne sono un po' di più, cioè dalla parte del Sud America e Sud America ce ne sono un po' di più, ma mica tante di più. Poi se andate in Europa, ce ne sono tante, e in Europa del Nord ce ne sono tantine. Se vi spostate in Italia, immaginate il mappamondo, ma è facile farlo, guardate, con una cliccata vedete quello che vi sto raccontando, se vedete in Italia c'è un firmamento di luci blu, tantissime radio, tantissime, quelle tante radio è praticamente la cartina di tornasole del livello di democrazia di ogni paese, vuol dire che l'Italia è tanto democratica di avere tantissime voci, cioè l'Italia è plurale. Allora io mi chiedo, se siamo riusciti a conquistare il pluralismo in Italia negli anni, 50 anni di battaglie e di lotte per il pluralismo, con tantissime radio, tantissime televisioni, con tantissime lucette blu che vedete nel mappamondo, perché adesso le state perseguendo per farle chiudere, cioè di diminuire il pluralismo? Qual è la ragione? Questo è il vero Made in Italy. Il Made in Italy non significa firmare borse, scarpe, magliette. Il medialismo è anche la democrazia che abbiamo in questo paese, che va difesa, va tutelata, non perseguita, va incentivata. Noi potremmo essere il paese esempio nel mondo per il livello di democrazia plurale che abbiamo. Invece no, bisogna sopprimere, bisogna far chiudere le piccole radio, come si fanno chiudere i piccoli artigiani, le piccole officine, le piccole botteghe. Questa è la filosofia appunto del pensiero unico, dove questa filosofia porta a dire grande è bello, grande è meraviglioso, i piccoli devono chiudere.
perché siamo solo noi a comandare, e questo succede non solo nel settore radiofonico, televisivo, della stampa, ma succede anche in tutti i settori, e quindi vedete che c'è un accentramento costante che si sta verificando negli anni, appunto per avere i poteri, in pochi, il potere del comando, non solo dell'Italia, dell'Europa, ma addirittura mondiale, perché questo è un fenomeno mondiale. Il neoliberismo è un fenomeno mondiale, è veramente la sciagura dell'uomo. Grazie Antonio. In conclusione, qual è il nostro futuro? Il nostro futuro è che dobbiamo seguire attentamente le politiche che si vanno sviluppando in questi anni, appunto, di accentramento contro quello che noi siamo riusciti a conquistare in 70 anni di Costituzione repubblicana. Chi può dire come si svolgerà questa battaglia? Posso dire solamente che la tecnologia sarà determinante, sicuramente, perché la tecnologia è praticamente, viene in aiuto ai piccoli. Ecco, io quello che dico ai piccoli di tutti i settori, non solo del settore informativo, ma anche del settore industriale, commerciale, eccetera, imparate a usare la tecnologia, seguite la tecnologia, perché con la tecnologia praticamente è più giusta, più neutrale di tutte le politiche che possono fare gli uomini. E la tecnologia è l'evoluzione naturale delle cose. Usando la tecnologia, ad esempio, internet è il migliore antidoto contro l'accentramento. La rete, utilizzate, imparate ad usare la rete, perché la più pluralista e più democratica della rete non c'è niente. E combattere la rete, i poteri forti potranno combattere la piccola radio di Terni, di Milano, di Bari, per farla chiudere, ma non potranno mai combattere il grande pluralismo che si sta sviluppando nella rete. Perciò le radio, se ci tolgono le antenne, ci tolgono le frequenze, benissimo, lo facessero, perché hanno i poteri per farlo, fanno male, ma hanno il potere per farlo, e quindi non risulteremmo perdenti. Però nella stessa misura in cui ci tolgono le frequenze, conquistiamo la rete, perché la rete è democratica. Perfetto, io la ringrazio, lei è stato molto, molto chiaro, e speriamo in questo futuro, speriamo che sia più roseo di quello passato. Io sono sempre ottimista comunque, sono sempre ottimista. Grazie. Sono sicuro che questa battaglia alla fine è l'uomo che la vincerà. Grazie. Antonio Diomede, grazie, vuole dare lei i dati della sua associazione? Noi siamo un'associazione, appunto, che rappresenta più di 400 emittenti locali, piccole, a volte microscopiche, a volte medie. Non abbiamo emittenti grandi, grandissime, perché non è la nostra ispirazione affiancarci a difendere i poteri grandi e grandissimi. E queste emittenti rappresentano per noi il fiorocchiello della democrazia in Italia. Staremo sempre con voi, e con voi sicuramente faremo grandi cose. E naturalmente l'invito ad iscriversi alla sua associazione per essere tutelati, per essere consigliati, eccetera. Beh, questo è una debolezza del settore, ma non solo del nostro italiana, del nostro settore, è una debolezza italiana. Cioè c'è uno scarso senso, diciamo, di cultura associativa, di aggregazione. I piccoli purtroppo hanno questo problema, proprio di mentalità strutturale, cioè i piccoli stentano ad aggregarsi. È la forza dei grandi che, nonostante la loro spietata concorrenza tra loro, riescono ad aggregarsi. I grandi sono forti perché hanno spirito associativo, i piccoli lo spirito associativo non ce l'hanno, purtroppo, e questa è una debolezza, la dobbiamo conquistare. Associatevi non solo alla REA come radio e televisione, ma associatevi a tutte le associazioni di settore, degli artigiani, dei commercianti, perché insieme siamo una forza. Pensate, in Italia le emittenti locali sono più di 1400, va bene, che unite sono una grandissima forza, potrebbero fare più di 20 milioni di ascolti al giorno se unite, contro le sette sorelle che invece sono solo quattro, ma sono tra di loro sempre in concorrenza, ma stranamente sempre unite quando si tratta di fare affari. Antonio Diomede, grazie ancora, incrociamo le dita. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.